Magari i casi vanno tutti quanto bene. Guarda là, tutti ex di tutti. Mamma mia. Scaramanzia, evitiamo di dire un solito fatto di Mosegno Tonelli. Evitiamo. Bravo lo Bottaca. Prova a venire incontro a me. Calcadio. Mamma mia, due minuti di Gerardo Marino spettacolo. Semplici, efficaci. Ma che bello trovare uno là davanti. Angelotta da Muriaro stavo. Guarda gli Usai. Guarda là i lanci di 60 metri di gli Usai. Palla prolungata e c'è Viselmas 2-0. Adesso il pericolo è che praticamente loro vabbè siamo forti, siamo tornati, siamo forti e siamo sorpreso, nulla vista. Elmas Lobotka cerca Quagliarella al volo. Mamma mia che pollo che ha fatto sto bucchino, è incredibile, contro di noi è una sentenza. Presidente Ferrero col destro. Con il destro, palla per Milik. Sembra la gamba di Zanetti quasi. Ti ricordi le gambe di Bubi? Mamma mia, non l'ho piantato per terra sto raccolto. Lì c'è abbastanza lontani per Milik. Sul secondo palo, Jankto arriva a chiudere. No, nonna mia, no! Centro, non trova gabbia di in palo. Il secondo palo, Milik. Audero, la palla resta in campo. Come cazzo la pigliata? Maximovic come ci tiene? La panchina del Napoli chiede alla difesa di... Non so perché Koulibaly viene venduto l'anno prossimo e quindi toccherà a lui. Lo so. Che la mette ancora. Mamma sul secondo palo Ramirez, Gaston. Ramirez 2-2. Se tocca con un braccio io voglio vederla e voglio fermare l'azione. Che significa? Cioè sta ancora tanto tempo. Eh no! Mi dispiace. Mi dispiace, gomito. Anche questo mica brutto di gol. È arrivata direttamente la palla gol, dal fallo di mano sarebbe stato comunque annullato. E là è arrivato, da là è arrivato. Calcio di punizione per il Napoli, fallo di mano. Ma adesso sveglia, Non lo so. Stavo qui non allarga, è un momento lui salta. È incredibile, dicono non lo so. Ma tu ti rendi conto che quello quando salta la palla non la vede proprio? Che sta facendo solamente volume di corpo così. Che sta saltando con la palla alle spalle sua. Come fa a essere un movimento congruo? Eh sì! No! Mannaggia! Ramirez c'ho botto che tiene il suo doppio aumento un po' che avanza. È uno di noi. Bravo Temme. Zieli! Questi tripli Usai. Usai, dove ti vai a imbuca? Perché dobbiamo essere così in difficoltà? Sta spingendo Poner. Quagliarella c'è un altro contatto. Per me è rigore. Proprio lo prende, guarda. Prende prima la palla però. Vedi, tocca prima il pallone col sinistro, però poi lo aggancia. Manolo! Gabbia 2, fermato, adesso una battaglia. Ancora per insieme. Dai, fa! Sì! Diego Temme che non segna mai! Cazzo! Non lo abbracciate che sta influenzato! Piangono tutti, Tu sai, ma perché? Bravo! Politicchio, politacchio! Ma sta parlando di Mert, perché vede insegne dappertutto? Quindi ancora più lungo sarà il recupero naturalmente, perché praticamente e ma poi coloro si divertono così. Nessuno dice niente, non si ferma il gioco. Politano in area di rigore, Politano. A faccio cazzo! A faccio cazzo! Di partenza Audero di testa. Segna! Mertens! Dries! Sì, perché sì, basta così. Facciamo altri 40 minuti di recupero. Sei una capra. Ma chi è Gist che sta luccando? Ah, penso ce l'avesse con Audero. Strano, perché Audero è un top player. Di testa di Audero. Vince al termine di una
Fa mock. Amici, amici, la sofferenza. Però non facciamoci illudere dal elpidio del fronte sarrista che continua a scrivermi. Un saluto al fronte sarrista, che poi non è più il fronte sarrista, siamo chiari, è il collettivo comunista del calcio del popolo. Or something like that. Zitto, basta, calma, se no non riesco a fare il video ci metto più tempo, caro Elpidio. Allora, sì, sofferenza, vabbè, però un attimo. Ragioniamo un secondo su come è andata la partita. Il Napoli l'ha approcciata bene, era questo che noi chiedevamo. Elpidio, se non la finisci ti blocco. Allora, perché voi non sapete, io guardo il telefono, mi arrivano le notifiche e mi distraggo. Il Napoli l'ha approcciata alla grandissima ed era questo che noi chiedevamo a questa partita, se ben ricordate, perché abbiamo detto è facile chiudersi, è facile insomma, era più facile trovare delle motivazioni, chiudersi contro la Juventus, fare una partita gagliarda contro la Lazio, perché una è una dentro fuori, l'altra è la solita Juventus, quindi tu contro Sarri vuoi fare, cioè c'hai quel di più. Con la Sampdoria dovevamo vedere quando dobbiamo fare noi la partita e l'abbiamo fatto. Ed è i primi due minuti che portano poi al gol di Milik, è una roba straordinaria, perché, cioè, straordinario non è niente di straordinario, ma vedere una squadra che di nuovo palleggia con calma, raso terra, di qua e di là. Poi anche i cambi di gioco da un terzino all'altro che servivano per allargare la Sampdoria che faceva densità al centro. Ragazzi, è roba semplice, ma è roba che mi arrizza. Come Diego Demme, poi ci arriviamo dopo. Era troppo tempo che non vedevamo una roba del genere e quindi sembra esaltarsi con poco, ma non è poco. Non è poco avere un centrocampista centrale a cui puoi dare la palla. Lobotka molto, molto, molto bene. Finché non è arrivato l'Eurogol di Quagliarella, che l'ha spento un attimo, probabilmente il fatto che abbia perso lui palla là. Insomma, poi è andato in... com'è il contrario di crescendo? Diminuendo, insomma, il primo cambio, il cambio di Demme Lobotka è un cambio giusto, bravo Gattuso, perché si era reso conto che era sparito il fulcro centrale, mancava sia Frangiflutti sia lo sviluppo, e la Sampdoria stava pressando, stava cominciando a darne di più sul gas, sull'acceleratore, e quindi lasciamo perdere Quagliarella. Quagliarella è straordinario, specialmente contro di noi, guarda caso, ma che gli vuoi dire, non esulta, va bene, a differenza di Gabbiadini che invece esulta. Un rigore sacrosanto che avete visto nella reazione, io subito ho detto il rigore, poi ho visto che effettivamente Manolas sposta il pallone prima, però con la gamba a richiamo lo prende troppo forte, l'ha agganciato, il rigore naturale. Poi tutti gli altri episodi VAR mi sembrano evidenti, non c'è nemmeno bisogno di commentarli, non può fare sti fatti, va bene, ma alla fine il risultato è largo, perché nel finale arriva il gol di Mertens, ma un 3-2 era giusto, perché noi meritavamo di subirne un paio, perché abbiamo un pochino rinunciato nel secondo tempo, loro sono cresciuti molto, però abbiamo visto la doppia faccia di questo Napoli, che era quello che mi interessava, cioè il costruire, l'arrivare, il dominare la partita, arrivare al tiro. Milik è stato straordinario, non solo nel gol, ma gli altri colpi di testa che non sono andati. Rientrava e faceva giocare la squadra. C'è stato un grande lavoro di Milik, ragazzi, non lo sottovalutate sto fatto, perché lo so che non segna sempre, qualche gol se lo mangia, però anche Lukaku si ha mangiato gol su Lissa, Nanzo portiere, ce l'ha tirata mo. Gli attaccanti, finché stanno là e le azioni le hanno, le occasioni le hanno, li dobbiamo sostenere. Poi è chiaro, qualcuno lo sbaglierà, però altri li mette dentro. E quindi va bene così. Addirittura oggi il pezzo forte è stato il colpo di testa, che di solito noi criticavamo Milik per questo. Quindi bene così. Menzioni speciali. Lobotka, che ne abbiamo parlato, Demme ha avuto l'impatto di Demme. Influenzato o meno, è entrato subito in partita, subito a farsi vedere, subito cattivo, e ha seguito l'azione che poi ha portato al gol. Un gol di Diego Demme che non segna mai, è uno che in carriera ne ha fatti uno o due probabilmente ad alti livelli, è tanta roba, come dicono i commenti. Come sono felice, si vede proprio, perché avevamo bisogno di sti tre punti come il pane cafone, come il pane azzimo. E quindi adesso veramente siamo a meno 9, perché io nell'altro video avevo detto siamo a meno 9, siamo là, perché avevo preventivato vittoria con la Samp, che non era una cosa scontata,
Ma contro Ranieri non si possono perdere punti. È colpa tua se perdi punti contro Ranieri. Quindi lasciamo perdere questo. Bell'impatto di Politano. Noi cercavamo delle risposte da questa partita. E bell'impatto di Politano. Quando poi il Napoli si è messo 4-4-2 con l'ingresso di Mertens. Io pensavo che Mertens potesse fare tranquillamente l'esterno a destra a posto di Caglion, perché tra l'altro è quello che fa in Belgio. Invece Gattuso l'ha messo a 4-4-2 e poi ha messo Politano sulla fascia, lasciando Milik, Mertens fondamentalmente le due punte, Insigne da una parte e Politano dall'altra, molto offensivi, con uno Zielinski al centro che forse è quello che mi è piaciuto di meno oggi. Però va bene, alla fine quello che non ha fatto Zielinski l'ha fatto Elmas. E Elmas, l'avete visto quante volte andava a riempire l'aria vicino a Milik, cosa importantissima, che è il lavoro che fa anche Allan. Questo che cosa vi dice? Che al di là delle caratteristiche c'è un dettame tattico. Gattuso ha detto: tu sei mezzala destra. La mezzala destra, quando l'azione si sviluppa, specialmente sulla sinistra, con la catena, con Rui, Insigne, Zielinski, tu mezzala destra devi andare a riempire l'aria, perché Caglion si può allargare e resta largo, e tu mezzala destra riempi l'aria. Lo fanno e sei pericoloso. Allora va bene, sì, le occasioni, l'individualità che devono venire fuori, ma tu gli devi dire qualche cosa a sti ragazzi, cosa devono fare. E quando glielo dici e lo fanno bene, perché sono mentalizzati e hanno la voglia di farlo, vedi che i risultati alla fine arrivano. Poi può esserci un po' di sfortuna, un po' di fortuna. Vedi il palo preso da Ramirez. Io là voglio dare un plauso a Di Lorenzo, che nella sua scivolata gli ha chiuso completamente lo specchio e l'ha costretto ad alzarla, e poi ha preso il palo. Là è un po' di fortuna nel momento in cui la Sampdoria stava venendo fuori. Però ragazzi, che dire, cioè, così sì, così io mi diverto, così noi facciamo un girone di ritorno gagliardo, dove dobbiamo combattere per l'Europa. Abbiamo l'obiettivo, abbiamo la mentalità, abbiamo dei giocatori che lo vogliono tutti fare, sembra che si stiano impegnando tutti. E bentornato Mertens, bentornato al gol, e stanno tornando Koulibaly, Maximovic, che vedete com'è dalla panchina, com'era coinvolto. Questo noi dobbiamo vedere, altrimenti non, perché le schifezze arbitrali sono ovunque, e non è, ma se vediamo almeno una squadra gagliarda che lotta in campo, almeno la domenica non è quella cosa. Maronna mia, immaginare la partita di una, che questo è stato un po' il girone d'andata quest'anno. Da New York, Valerio Fruido, è tutto, il video è lungo, io vi abbraccio in maniera casta, però comunque vi abbraccio. Voi vi siete iscritti al canale, fate pure la campanella, perché io farò dei live, e quindi se voi cliccate sulla campanella e vi arriva la notifica quando sono live, potrete partecipare e risponderò alle vostre domande a tutto tondo, come Lobotka, che è un pochino tondo, però ha giocato bene.